Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. Sono stati celebrati nel primo pomeriggio a Pescara, nella cattedrale di San Cetteo, i funerali di Roberto Del Rosso, il proprietario del resort di Rigopiano, ritrovato dai soccorritori dopo giorni di ricerche. A partecipare alla cerimonia una folla numerosissima. Francesca Romana Testi. Una grande folla ha accolto il feretro di Roberto Del Rosso davanti alla cattedrale di San Cetteo di Pescara nel giorno dell'ultimo saluto al patron del resort di Rigopiano. Una folla silenziosa, discreta, addolorata, il ritratto del dolore provato per una settimana di attesa vissuta minuto per minuto fino alla notizia ufficiale della sua morte. Gli volevano bene, volevano esserci per testimoniarlo e porgergli l'ultimo saluto. La sua figura era molto conosciuta a Pescara, imprenditore di successo con la sua società di design, aveva deciso di trasformare quell'hotel fino a renderlo uno dei luoghi più belli d'Abruzzo. Si era trasferito lì e lì spendeva tutte le sue energie, amore come hanno raccontato le tante persone che erano state sue ospiti. Lo ha fatto fino alla fine e a testimoniare la riconoscenza per quella dedizione oggi c'era un'intera comunità, da quella di Farindola che ha mostrato fieramente il suo gonfalone, alla squadra di calcio che ha indossato il logo del resort, ai tanti amici che hanno scritto in sua memoria, al giovane tenore del volo che lì era stato più volte e che per primo aveva mostrato apprensione per la sua sorte subito dopo la notizia della valanga. Gianluca Ginoble ha presenziato alla funzione funebre intonando l'Ave Maria di Gounod. Una cerimonia riservata come voluto dai suoi familiari che dopo tanti giorni di esposizione mediatica hanno chiesto l'allontanamento delle telecamere. Un saluto corale per Roberto Del Rosso, un saluto arrivato anche da Ilario Lacchetta, il sindaco di Farindola che nonostante il dolore e la fatica di questi terribili giorni ha voluto regalare un pensiero ad un uomo che tanto aveva fatto per quella comunità. Semplicemente grazie, grazie a Roberto per tutto quello che ha fatto per il nostro territorio, con il suo genio è riuscito a creare un paradiso laddove c'era solo natura selvaggia, ha lottato contro tutti e tutti per realizzare quello che era il suo sogno, contro la natura selvaggia, contro le istituzioni e quindi lo ringraziamo come comunità per tutti i posti di lavoro che ha dato, per tutto quello che ha fatto per Farindola perché ha consentito di conoscere il nostro paese in tutte le parti del mondo per qualità ed eccellenza. Quindi non ci sono parole per descrivere quello che era Roberto e quello che era rappresentato per tutta la comunità di Farindola. La corona dei fiori del Presidente della Repubblica a testimoniare la presenza dello Stato ha aperto ad Archi, in provincia di Chieti, il corteo funebre per l'ultimo saluto a Ilaria Di Biase, 22 anni, da tre cuoca dell'hotel Rigopiano. Presenti istituzioni civili, militari, il prefetto e i sindaci del comprensorio. Ha concelebrato le esequie l'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, che nel passaggio centrale dell'omelia ha detto: di fronte a questa tragedia abbiamo tutti bisogno del silenzio. Alla domanda del perché della tragedia, al di là degli accertamenti giudiziari, non abbiamo risposte se non quella della fede, nella certezza di affidarci al silenzio di Dio, al suo silenzio di misericordia. Ilaria è stata salutata con il lancio di palloncini rosa e bianchi e nel pomeriggio a Silvi si sono tenuti anche i funerali del giovane Stefano Feniello. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo della bara di Stefano Feniello, portata a spalla dagli amici. Il ragazzo 28enne di Valva, in provincia di Salerno, è una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola, cancellato da una valanga che ha restituito solo 11 superstiti. Silvi gli ha tributato l'ultimo saluto nella chiesa dell'Assunta, gremita da tantissime persone e dai parenti della famiglia arrivati dalla Campania. La città teramana era stata scelta da Stefano come luogo in cui vivere dopo il matrimonio con
la fidanzata pescarese Francesca Bronzi, nozze programmate nell'estate del 2018. A dare l'addio a Stefano c'erano anche Vincenzo Forti e Giorgia Galassi, la coppia di fidanzati di Giulianova che è riuscita a scampare miracolosamente alla tragedia, condividendo una piccola bolla d'aria creatasi nel crollo dell'albergo proprio con la fidanzata di Stefano. La ragazza, assieme al fidanzato, aveva scelto di passare una notte fuori nella lussuosa spa sui Monti del Gran Sasso per festeggiare in modo romantico il compleanno di lui, un giorno di festa che purtroppo si è trasformato in un incubo. Oggi, nel momento del commiato e delle lacrime, sembrano lontane anni luce le polemiche che hanno accompagnato la morte del ragazzo. Infatti il papà di Stefano, Alessio, era stato erroneamente informato dalle autorità che il figlio compariva nella lista dei sopravvissuti, salvo poi scoprire l'amara verità dopo giorni vissuti tra attese e rabbia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. La famiglia Feniello, per questo, ha già dato mandato all'avvocato Camillo Graziano di iniziare la battaglia giudiziaria per andare a fondo al drammatico equivoco, battaglia alla quale potrebbero accodarsi presto anche altre famiglie delle vittime. Per il giorno dei funerali, sia la città di Silvi che quella di Città Sant'Angelo, dove risiedono i genitori di Stefano, hanno proclamato il lutto cittadino, portando in testa al corteo i propri gonfaloni, che si sono uniti a quello di Valva, anch'essa in lutto. Vai mostro, vai mostro! E all'Aquila si sono celebrati i funerali di 4 delle 6 vittime dell'elicottero del 118 precipitato in località Campo Felice durante il trasporto in ospedale di un 50enne rimasto ferito sulle piste da sci, anche egli morto nella tragedia. Nella sua omelia, Monsignor Petrocchi ha ricordato come le vittime siano morte per un gesto di altruismo. Le 6 vittime dello schianto dell'elicottero del 118 sul Monte Cefalone hanno già il passaporto per il paradiso. Sono morti per un gesto di altruismo. Sono figli coraggiosi della nostra terra e ci inchiniamo di fronte al gesto di abnegazione che hanno compiuto. Così nella sua omelia l'arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, che oggi ha celebrato il rito funebre nella chiesa di San Bernardino di Piazza d'Armi, colma di gente sia all'interno che all'esterno, dove la cerimonia religiosa è stata seguita attraverso un maxischermo. Alle esequie hanno partecipato anche il ministro della difesa Roberta Pinotti per testimoniare la vicinanza del governo e del paese ai parenti delle vittime e alla comunità dei soccorritori, oltre al presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e a quello della regione Puglia Michele Emiliano. Il capoluogo di regione, in lutto cittadino come proclamato dal sindaco Cialente, ha voluto così tributare con affetto l'ultimo saluto al medico Walter Bucci, 57 anni di Rocca di Cambio, all'infermiere Giuseppe Serpetti, 59 anni di Arisa, al tecnico di bordo Mario Matrella, 42 anni di Putignano in provincia di Bari, e al tecnico del soccorso alpino Davide De Carolis, 40 anni di Teramo. I funerali delle altre 2 vittime, cioè Gianmarco Zavoli, pilota 46enne riminese, Ettore Palanca, lo sciatore 50enne romano, saranno celebrati nelle rispettive città. Sempre nell'omelia, Monsignor Petrocchi ha voluto richiamare le istituzioni dicendo che occorre porre la massima cura per evitare atrofie burocratiche contro le furie naturali. Questi corpi, ha detto, risorgeranno. A noi il compito di prendere il testimone di questi fratelli. Sull'altare poi si sono susseguiti brevi ricordi dei familiari delle vittime, toccante quello di Maria Chiara Bucci, figlia del medico del 118, che ha detto di essere fiera di suo padre, che per lei resta un eroe, morto da eroe. La giovane ha quindi ringraziato i sanitari della ASL e i soccorritori. Continueremo a volare per voi e con voi, ha detto un rappresentante dell'elisoccorso dell'Aquila. Infine il sindaco Cialente si è chiesto se ci sia ancora posto nel cuore degli aquilani e degli abruzzesi per questo nuovo dolore. Noi, ha osservato il primo cittadino, abbiamo riscoperto che in questa società esiste una parte che tutti i giorni offre il proprio volontariato. Il sindaco ha infine annunciato che sarà intitolata una via o una piazza alle vittime, quale insegnamento per i giovani. È un uomo di 52 anni, Bruno Anzuini, è morto a Montereale, il paese epicentro dell'ultimo terremoto che ha scosso il centro Italia lo scorso 18 gennaio. L'uomo dormiva dal giorno del sisma in una roulotte parcheggiata nei pressi della propria abitazione. Ieri notte la temperatura è scesa fino a meno 17 gradi nella frazione di Ville di Fano, a 10 km da Montereale. L'uomo ha avuto un malore, ha chiamato la guardia medica che ha subito inviato un'ambulanza a recuperarlo. L'uomo però
è morto proprio sul mezzo durante il trasporto in rianimazione. Cambiamo pagina, l'apertura dell'anno giudiziario all'Aquila è stata rivolta al ricordo delle vittime di Rigopiano e Campo Felice. Il pensiero è andato alle famiglie sconvolte dal dolore, ma anche all'attività in corso da parte della Procura di Pescara che sta indagando sulle responsabilità. L'avvio dell'anno giudiziario della Corte d'Appello dell'Aquila si è aperto con il silenzio di ordinanza rivolto alla commemorazione delle vittime dell'hotel Rigopiano e delle sei vittime decedute per l'incidente dell'elicottero del 118 a Campo Felice. Sono certa di esprimere i sentimenti di tutti dicendo che una profonda solidarietà umana si unisce oggi ai sopravvissuti dell'hotel Rigopiano, ai bambini tornati alla luce come una seconda nascita sotto gli occhi dell'Italia intera, ai congiunti di coloro che non è stato possibile salvare. Lo ha detto la Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizia Franca Bandera, in occasione dell'inaugurazione dell'anno. Sono le madri, i padri, i figli, le compagne e i compagni che in un clima di angoscia collettiva che ha pochi precedenti hanno dovuto prendere atto, giorno dopo giorno, della perdita terribile di cui devono farsi carico. A prendere la parola il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini, che ha spiegato: quello appena concluso sia stato l'anno dell'approvazione del nuovo regolamento interno del CSM, perseguendo i valori dell'efficienza, della collegialità e della trasparenza dei procedimenti del Consiglio. Gli uffici giudiziari abruzzesi negli anni successivi al disastroso sisma del 2009 sono stati investiti da diverse problematiche che non hanno consentito il pieno dispiegarsi delle capacità di produrre prestazioni più elevate, seppur in un quadro complessivamente positivo. Un'impellente necessità di conseguire l'obiettivo storico di un sistema giudiziario equo ed efficiente impone a tutti noi di produrre uno sforzo straordinario proseguendo lungo la strada ormai da tempo intrapresa. All'Aquila, in Abruzzo, lo sforzo è moltiplicato per tutte le ragioni che ho qui provato a rappresentare. Ecco perché gli auguri di buon lavoro che voglio formularvi non sono affatto rituali, ma pieni di riconoscenza accompagnata a un forte incitamento a fare tutto quanto è nelle nostre possibilità. Rottamazione delle cartelle per i cittadini morosi, discussione sulla modifica delle tariffe tarie e un bilancio in corso di approvazione. Queste le tematiche della prima seduta di Consiglio Comunale a Pescara. Abbiamo approvato il primo atto che è quello della rottamazione delle cartelle, per cui ci sarà un'agevolazione nei confronti dei cittadini morosi, nei confronti dell'amministrazione comunale per gli atti che vanno dal 2000 al 2016. Adesso abbiamo interrotto il Consiglio Comunale perché stiamo discutendo delle tariffe tarie che subiranno una lieve modifica, ma solo perché il piano economico finanziario di Attiva ci richiede qualche soldino in più per aumentare la raccolta differenziata. Dopodiché inizierà la discussione sul piano delle opere pubbliche e del bilancio. Noi speriamo, come amministrazione comunale, anche in un senso di responsabilità da parte dell'opposizione, ma perché, voglio dire, è un momento particolare per la nostra città, per la nostra provincia e per la nostra regione. Approvare il bilancio entro il 31 di gennaio ci permetterebbe di avere degli spazi finanziari maggiori per poter intervenire su tutte queste emergenze che abbiamo in città, legati alla manutenzione, alle strade che purtroppo in seguito a questi eventi atmosferici hanno subito grandi danni, per cui speriamo che da parte dell'opposizione ci sia responsabilità e ci permettano di approvare questo bilancio, che è un bilancio che poi dopo ridiscuteremo nell'arco dell'anno con le variazioni di bilancio e con l'assestamento. Però in questo momento per noi amministrazione comunale è importante e fondamentale, ma per la collettività intera, cercare di portare in approvazione entro il 31 di gennaio il bilancio 2017. Inaugurata ieri mattina all'Università di Teramo la nuova gestione della mensa dell'Ateneo, affidata dall'Azzu alla cooperativa Blue Line. Si tratta di un progetto unico in Italia che impiega anche studenti con borse lavoro e detenuti del carcere di Castrogno. Tania Bonici Castelli. Un progetto mensa unico in Italia, quello pensato dall'Azienda per il diritto agli studi universitari di Teramo all'interno dell'Ateneo Teramano. Unico perché coniugherà qualità del servizio e delle materie prime e rispetterà l'inclusione sociale. È proprio quest'ultimo aspetto che rende speciale l'iniziativa. Accanto agli operatori della cooperativa che gestirà la ristorazione, ci saranno gli studenti che collaboreranno grazie alle borse lavoro e tre detenuti del carcere di Castrogno. Un progetto concreto di inclusione
l'inclusione finalmente. Sì, l'inclusione sociale è una sfida vinta, è stata complessa perché il bando di gara che abbiamo predisposto era un bando abbastanza stretto, erano 8 le società, che hanno, le cooperative di tipo B che hanno dichiarato l'interesse e poi alla fine solamente la Blue Line ha formalizzato l'offerta. L'offerta era molto stretta e finalizzava su 3 elementi principali, uno dell'inclusione sociale e quindi abbiamo poi preso i contatti con il direttore del carcere che sarà presente appunto a questa inaugurazione per iniziare l'inclusione sociale dei carcerati del Castrogno. Il progetto dell'Azzo di Teramo prevede inoltre la realizzazione di una mensa destinata alle persone meno abbienti all'interno di un locale messo a disposizione dal comune, dove lavoreranno tra gli altri anche studenti e volontari. Di cosa si occupa la vostra cooperativa e chi siete? Allora, noi siamo una cooperativa sociale che si occupa di inserimento di persone svantaggiate, cioè quelle persone che da sole non riescono a trovare opportunità lavorative perché hanno delle situazioni particolari che possono andare da un handicap fisico ad uno mentale oppure possono avere avuto un percorso difficile di vita come il detenuto, come il tossicodipendente o l'alcolizzato. Noi ormai sono 10 anni che lavoriamo in questo settore e lavoriamo un po' in tutto l'Abruzzo facendo servizi, facciamo delle mense, manutenzioni, monitoraggio e tutoraggio e principalmente il nostro obiettivo è quello di aiutare delle persone ad avere una formazione idonea perché il mondo profit poi gli dia delle opportunità lavorative. Infine è giusto ricordare lo straordinario lavoro di ristorazione compiuto dall'Azzu di Teramo durante questa settimana di emergenza legata al maltempo e al terremoto. 600 pasti al giorno per i volontari del soccorso e per gli universitari. Il mercato immobiliare, tra crisi economica e guai burocratici, tante le difficoltà e gli errori nei quali incappano spesso gli acquirenti. A Pescara, nel corso di un convegno, un pool di esperti ha messo in guardia dagli errori più comuni. Se è vero da un lato che il mercato immobiliare è stato uno dei primi a risentire della crisi economica mondiale, dall'altra si sono continuati a ripetere errori che hanno portato i neoproprietari a ritrovarsi nei guai per cessioni non trasparenti, colme di documenti non fedeli allo stato delle cose, guai con la giustizia e un calvario di burocrazia per venirne a capo. Esistono però professionalità spesso non conosciute o non interpellate che hanno l'esatta funzione di procedere ai controlli di rito prima di concludere la vendita. Un'equipe di esperti ha presentato a Pescara il quadro delle anomalie alle quali fare attenzione. Ultimamente mi è successo anche questo, addirittura immobili che erano ipotecati e che quindi erano invendibili, oppure la problematica maggiore che succede spessissimo è quella della difformità della conformità urbanistica, quindi spesso accade che un immobile venga compravenduto senza che però vi siano i requisiti urbanistici per poterlo vendere e addirittura l'atto potrebbe essere annullabile in quel caso. In merito all'edilizia poi sempre più spazio sta ottenendo il social housing che si colloca a metà tra l'edilizia popolare e la proprietà privata venduta o affittata a prezzo di mercato. L'obiettivo principale di questa edilizia è fornire alloggi con buoni e ottimi standard di qualità a canone calmierato che non superi il 25-30% dello stipendio. L'housing sociale è un interesse particolarmente forte dell'amministrazione comunale, è una modalità nuova di abitare che non vuol dire soltanto avere un tetto, ma vuol dire soprattutto avere tutta una serie, costruire tutta una serie di servizi integrativi, di attività che consentano anche di creare una coesione sociale. In tutto questo contesto naturalmente gli interventi devono essere legati ad una, devono andare verso la direzione di una maggiore mobilità, di una sostenibilità dal punto di vista ambientale e quindi ci avviamo verso una direzione nuova dell'abitare. Dallo scorso 14 gennaio e fino al prossimo 19 febbraio è aperta al Lea & Flo Palace di Città Sant'Angelo la mostra Thank You Madonna dell'artista contemporaneo Michelangelo Principe.
nell'Eflo Palace di Città Sant'Angelo dal 14 gennaio al 19 febbraio prossimo sarà possibile visitare la mostra di arte contemporanea di Michelangelo Principe dal titolo Thank You Madonna, i miei sogni in Technicolor, un'esposizione incentrata sull'esaltazione di icone, influencer contemporanei, VIP e idoli del passato con l'ausilio di grafica, colore, ironia e sagacia. La qualità di queste opere ha colpito anche la regina del pop Madonna, che ha voluto sceglierne una da far scorrere sullo schermo del suo ultimo tour mondiale, Rebel Art Tour. Il rapporto è nato con un tag sui social network, in questo caso su Facebook. Madonna ha notato questa mia opera e mi ha gratificato appunto inserendola nel suo tour, nel video backdrop. Ho avuto modo di vederlo perché è stato pubblicato diverse volte già su YouTube, dagli stessi fan che facevano le riprese durante il concerto. E ho avuto modo di vedere anche in anteprima il video che uscirà a breve, il DVD insomma, che sarà presentato mi sa a febbraio. Il percorso che mi ha portato a sintetizzare il mio modo di fare arte è appunto la mia esperienza di grafico nel campo della pubblicità, della moda e della discografia, le copertine di dischi. E questo appunto ha fatto in modo che io potessi sintetizzare questa mia esperienza nel mio modo di esprimere la pop art, però a livello quasi di advertising, proprio quasi pubblicità, quasi un manifesto pubblicitario come impatto. Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo subito di Pescara, impegnato questa sera a San Siro contro l'Inter. Vediamo com'è andata nelle parole dei protagonisti. È frustrante stare dietro, è frustrante non aver mai vinto dopo un campionato che certamente avremmo meritato di avere molto di più, però purtroppo se sei lì vuol dire che hai commesso degli errori, che tutti quanti abbiamo commesso degli errori. Abbiamo provato a dare anche con il mercato, ci abbiamo provato perché non riusciamo a mettere in campo giocatori, purtroppo è un'annata un po' dannata sotto questo punto di vista, molto molto sfortunata, in mezzo ai nostri tanti errori ma anche tanta tanta sfortuna. E ci auguriamo di poter recuperare velocemente giocatori, perché su quelli che abbiamo preso certamente ci possono dare una mano. Questa è stata una partita dove il risultato è stato netto, ma la partita è stata una partita faticosa. Il Pescara gioca un buon calcio, ci ha costretto a lavorare tanto, a correre tanto, l'abbiamo fatto bene. Sapevamo di avere in questo mese di gennaio delle possibilità che volevamo sfruttare, che non erano scontate ma che siamo stati bravi a sfruttare, per far sì che gli scontri con le squadre più forti che ci precedono possano diventare degli scontri diretti. È chiaro che non credo che in questo momento noi giochiamo per lo scudetto, assolutamente no, però giochiamo per cercare di vincere anche la prossima partita e per prepararci al massimo. È giusto che i nostri tifosi pensino alla partita di domenica, però vorrei ricordare anche ai nostri tifosi che la partita di martedì è una partita da dentro fuori, la Coppa Italia è una competizione importante, l'avversario, la Lazio è un avversario difficile. E credo che ci sia il tempo dopo martedì di pensare bene, di preparare bene questa importantissima partita. In Lega Pro invece domani alle 14.30 il Teramo giocherà la prima gara del 2017, scontro diretto alla Braglia di Modena contro la squadra di Capuano. Non convocato in extremis il difensore Nebil Caidi, per lui un attacco influenzale, non convocato Scipioni che sta ancora recuperando dall'infortunio e poi fuori causa anche quei giocatori che dovrebbero lasciare il Teramo nelle ultime ore di mercato, e parliamo di Capitagno, Croce, Manganelli e Steffè. Dunque dovrebbe giocare dal primo minuto l'ultimo arrivato, il difensore centrale Camilleri in tandem con Speranza, mentre in attacco solo tre i giocatori abili e arruolabili sono Fratangelo, Petrella e Sansovini, e proprio Sansovini-Petrella sarà la coppia d'attacco. La presentazione del match è affidata al tecnico Zauli. Noi siamo qui per cercare di togliere quello zero lì, far punti e migliorare la classifica. Adesso viene una sequenza di partite importantissime. La prima è Modena, viene da una lunga sosta sia per noi che per loro, perché anche loro non hanno giocato settimana scorsa, e quindi sarà una partita molto difficile. Loro hanno cambiato tantissimo e quindi sarà una partita tra virgolette imprevedibile, nel senso che comunque è difficile da studiare, sono cambiati 5-6 giocatori nel loro 11 iniziale, però rimane il discorso di una partita molto molto difficile, molto complicata e molto molto importante, perché insomma classifica alla mano. È facile pensare quanto sia importante questa partita qui.
dopo un mese e mezzo sono arrivati giocatori nuovi da noi. L'importante è cercare di fare subito un'ottima partita, di fare punti, perché quando si cambia così è importante ritrovare subito un'autostima, una coesione di gruppo che ci permetta di fare un finale di campionato importante per quello che vogliamo fare, uscire dalla zona playout. Ma io penso che il mister Capuano, insomma, ha una carriera tutto rispettabile, è arrivato a Modena e ha subito fatto molto bene, non è arrivato la prima volta, insomma. Ha già fatto degli ottimi risultati, ha vinto l'ultima con la Feral Pisolo 4-1, quindi c'è già stato un effetto Capuano. Noi, a prescindere dagli avversari, dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo creare la nostra identità per pensare di uscire fuori dai playout. Oggi sarà Capuano, domenica prossima Marcolini, quindi oggi noi dobbiamo pensare assolutamente alla nostra partita, alle nostre motivazioni, alle nostre ambizioni, che sono quelle di voler uscire fuori dai playout. 4-3-1-2? Sì, assolutamente sì, stiamo continuando con questa linea, abbiamo allenato anche il 4-2-3-1 perché penso che abbiamo degli esterni importanti e quindi abbiamo portato avanti un po' queste due soluzioni e a prescindere da come si comincerà possono essere utili anche partite in corso. Beh, sicuramente è inutile nascondersi, insomma, mancano 17 partite, sono tante e sono poche, no? Dipende sempre da che punto di vista si guarda, però insomma, obiettivamente sono 4 scontri diretti guardando la classifica, quindi è normale che non si possa pensare che non sia importante questo mese che viene davanti. In più abbiamo tra Sant'Arcangelo e Fano la partita di Coppa Italia, che sicuramente rispetto agli altri anni ha un'importanza diversa, proprio perché potrebbe dare la possibilità di sognare. Sul fronte Modena è squalificato Popescu, in attacco invece spazio ai nuovi giocatori portati dal mercato, ovvero Nolè e Diop. La presentazione del match sul fronte dei canarini del tecnico eziolino Capuano. Ma il Modena sta bene, una squadra che lavora sempre con grande spirito abnegativo, con grande applicazione. È normale, ha detto bene lei, è una pausa troppo lunga, quindi queste partite lasciano sempre tante insidie. Poi a noi c'è stata ancora ulteriormente allungata, come d'altronde anche al Teramo, no? Quindi l'ultima prestazione l'abbiamo fatta un mese fa, però siamo convinti, coscienti che possiamo fare una grossa partita, anche perché la posta in palio, chiedo Enia, è altissima e di fronte abbiamo una squadra che ne dica la classifica, è una squadra molto importante che ha fatto anche un ottimo mercato. La squalifica di Popescu, i problemi in settimana di Milesi e la difesa, il suo pensiero principale in vista della partita di domani? Ma io non ho mai cercato alibi prima di una partita, non l'ho fatto nemmeno nell'ultima interpretazione calcistica quando avevamo fuori 7-8 giocatori, poi abbiamo vinto 4-1 contro una squadra molto forte. Io ritengo che ogni partita ha dei valori e i valori possono essere determinati dalla fase dei dettagli. La fase dei dettagli viene determinata dall'aspetto mentale e quindi questo, detto ciò, non mi preoccupa. È normale che dovrò essere bravo eventualmente nel modificare qualcosa, anche perché, come ha detto bene lei, abbiamo un settore, parlo proprio della difesa, con qualche carenza. È un Modena bis vero e proprio, si ricomincia quasi da zero? No, è il Modena di Capuano, Modena battagliero, Modena aggressivo, Modena che gioca a codice e che non gioca a braccio, è un Modena che secondo me nelle 6 partite, ripeto, che ho avuto il piacere di guidare questa squadra, ha interpretato sempre bene tutte le partite. E io dico una cosa, che a prescindere chi sono gli interpreti, lo spartito deve essere sempre lo stesso. Ho deciso di compiere il mio primo passo da presidente della Lega Nazionale Dilettanti mercoledì all'Aquila, quando alle 14.30 si giocherà il recupero della partita con il Rieti, mercoledì prossimo, primo di febbraio. Gara è rinviata a causa della terribile combinazione neve-terremoto che si è abbattuta ancora una volta su Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche. Lo ha annunciato Cosimo Sibiglia, eletto alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, dall'assemblea che si è svolta oggi a Fiumicino e che lo vedeva come candidato unico. Ed ora il servizio di presentazione della 21ª giornata di Serie D che si disputerà domani.
Tante partite di cartello nella quarta giornata di ritorno di Serie D. Nel girone G, dopo gli stop forzati di domenica scorsa, tornano in campo l'Aquila e Avezzano. Per la squadra di Massimo Morgia in arrivo una settimana decisiva. Domani la trasferta di Ostiamare, poi due gare casalinghe, il recupero col Rieti e quindi l'Arzachena. Tre scontri diretti che saranno un crocevia per la stagione. Se l'Aquila vorrà vincere il campionato non potrà permettersi stecche come quella di Monterosi. Qualche dubbio di formazione per Morgia, che in avanti farà comunque leva su Noman e Peluso. Laziali a pari merito in classifica e molto forti tra le mura amiche. Gara durissima. L'Avezzano riceverà al De Marsi l'Alba Longa dopo aver incamerato senza giocare i tre punti col Foligno. Anche per i marsicani settimana intensa che passerà per il recupero del 1 febbraio col Sansepolcro e poi la trasferta sarda a Muravera. Con le due partite casalinghe la squadra di Tortora può cercare di lanciarsi verso il girone di ritorno chiesto dal presidente Paris. Squadra di Albano Laziale in calando dopo un bel inizio di campionato. Batterla vuol dire avvicinare il terreno delle migliori. Nel girone F, Pineto galvanizzato dal blitz molisano di mercoledì scorso, tre punti fondamentali per inseguire la salvezza, anche se il tecnico Amaulo predica continuità che andrà perseguita domani in un altro scontro diretto. Al Mariani Pavone arriva il Romagna Centro, obiettivo è vendicare la sconfitta dell'andata. Il big match però ci sarà alla Laguna di Vasto, dove la squadra di Gianluca Colavitto avrà l'arduo compito di fermare la lanciatissima Fermana, capolista del girone con un più 6 sulla seconda e reduce da 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Questa volta la Vastese sarà chiamata ad una prova di forza davanti al pubblico amico ed è l'opportunità di rimettersi in corsa per la vittoria del campionato. In attacco dovrebbe toccare di nuovo a Felici al posto di Galizia nel completare il tridente con Fiore e Prisco, ancora panchina per Romano nel reparto mediano. Il San Nicolò cercherà di rialzarsi nel match del Bonolis con il Monticelli, la lunga inattività ha inciso nel tonfo di Fermo di mercoledì scorso. Il tecnico Epifani e il DS Micciola hanno strigliato la squadra ed ora attendono una risposta sul campo. Sarà subito a disposizione l'ultimo arrivo, l'esterno d'attacco classe 97 Gianluca Iorio, prodotto delle giovanili del Pescara. 6 presenze in Lega Pro con la Lupa Roma nella prima parte di stagione. Infine il basket, è stata rinviata la partita del girone D di Serie B tra Rimini e la Globo Info Service Campli. È stata accettata la richiesta di rinvio della società farnese dopo i fortissimi disagi avuti in settimana a seguito dell'ondata di maltempo e delle scosse del terremoto. Con il palasport chiuso anche a causa della mancanza di corrente elettrica e con i giocatori che hanno lasciato le loro abitazioni nel centro di Campli trovando ospitalità sulla costa, la squadra ha potuto svolgere solo alcune sporadiche sedute in strutture del litorale. Con un comunicato stampa il Campli Basket Nino D'Annunzio ha ringraziato la società di Alba Adriatica ma anche quelle di Roseto e Giulianova per aver fatto svolgere del lavoro ai propri atleti nei limiti del possibile e soprattutto il sodalizio farnese ha ringraziato la Pallacanestro Rimini per la disponibilità manifestata nell'accettare la richiesta di rinvio. È tutto per questa terza e ultima edizione del TG6, TG che torna lunedì alle ore 14. Vi ricordo gli appuntamenti di domani con lo sport di TV6 a partire dalle 14.25 diretta a stadio e poi alle 19.30 l'Abruzzo del pallone con la conduzione di Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.